Vi dichiaro marito e moglie! Oggi pranzo con Edith. Approfittane per dirle che ti ricandidi, eh? Devo dirti una cosa. Sono un uomo e lo sono sempre stato. È uno scherzo. No, sono molto serio. E comunque, d'ora in poi, mi chiamo Edith. 40 anni insieme, mai accorto di nulla. Cerchi un indizio che potrebbe esserti sfuggito? Terminate le elezioni, non mi nasconderò più e riprenderò la mia transizione. Edith, torna subito qui! Ha deciso di cambiare e di diventare un uomo. Hai aumentato la dose di ormoni per caso? Il problema è che vorrei un corpo maschile, ma allo stesso tempo vorrei restare con mio marito. Sì, beh, in questo caso potrebbe servirle un esorcista. Ma non si usa più ormai. Lo so. E vai! Hai già fatto coming out? Sì, l'ho detto a un amico che è molto solidale e a mio marito, ma... Voglio morire! Sto un po' esagerando, Sean. Non mi sorprende, gli uomini cisgender. Edith! Ti proibisco di dirglielo. Buona festa della mamma! A proposito, anch'io ho qualcosa da comunicarvi. Insomma, io sono... Oh mio Dio, sto per svenire! Nulla di grave, è solo una sincope, sto bene! Se sei un uomo, come puoi aver voglia di far l'amore con me? Perché sono gay. Certo, è chiaro, non ci avevo... Jean, quando ricominceremo a fare l'amore? Ascolta, Eddie, non so se... il mal di testa... Le elezioni, capisci? Dormi. Buonanotte.